caloroso benvenuto a voi cari amici del Re dei Re e a tutti gli altri ascoltatori. Questa mattina ci è stata proposta la meditazione sul versetto 9 al capitolo 63, tratto dal libro di Isaia che dice: «In ogni loro afflizione egli fu afflitto, e l'angelo della sua presenza li salvò, nel suo amore e nella sua compassione li redense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato». Non appena l'uomo ha peccato per la prima volta, il Salvatore era già accanto a lui per sollevarlo. Cristo sapeva che avrebbe dovuto soffrire, tuttavia accettò di diventare il sostituto dell'uomo. Appena Adamo ha peccato, il Figlio di Dio divenne il garante per tutta la razza umana. Lui stesso, durante la sua vita sulla terra, non ha mai subito le malattie nel proprio corpo, ma ha condiviso le sofferenze di altri malati. Con tenera compassione accoglieva i sofferenti a sé. Gemette nello spirito quando vide l'opera di Satana nelle loro sofferenze e così i loro casi divennero suoi. Non lo spaventava il numero dei malati. Nessuna angoscia lo poteva sopraffare. Con un potere divino cacciò gli spiriti maligni che presero possesso della mente e del corpo degli sfortunati. Il potere dell'amore accompagnava tutte le sue guarigioni. Identificò i suoi interessi con tutta l'umanità sofferente. Cristo era la salute e la forza in persona. E quando i malati erano in sua presenza, egli rimproverava la malattia. Quando noi siamo feriti, quando incontriamo grandi difficoltà da gestire, dobbiamo sempre ricordare quanto Cristo ha sofferto per noi. Il nostro Salvatore ci esorta a sopportare ogni cosa in modo che nessuno di noi possa dire che nessuno conosce la nostra sofferenza e le nostre prove. In tutte le nostre afflizioni, Gesù soffre con noi. Cristo passò sul terreno senza peccato dove Adamo cade e da allora pone la razza umana in posizione privilegiata affinché ognuno possa trovarsi davanti al Padre ed essere da Lui accettato ed amato. Amici, immaginate solo per un momento quanto è costato a Cristo lasciare le corti celesti e prendere il posto a capo dell'umanità. Ma perché lo ha fatto? Perché era l'unico che poteva riscattare la razza caduta. Non c'era un essere umano, tutto il mondo, che fosse senza peccato. Il Figlio di Dio scese dal suo trono celeste, depose la sua veste e la sua corona regale e rivestì la sua divinità con l'umanità. Venne a morire per noi, fu deposto a giacere nella tomba come gli esseri umani e risorse per la nostra giustificazione. Egli conobbe le stesse tentazioni con cui l'uomo è stato assediato. Dopo essere risorto dalla tomba di Giuseppe, disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Uno, uguale a Dio, è passato per la morte in nostro favore. Per mezzo di lui ogni uomo potrebbe far parte della vita eterna». Poi Cristo ascese al cielo portando con sé umanità santificata e santa. Attraverso l'eternità egli sarà considerato l'unico redentore degli uomini. Il profeta Isaia al capitolo 49 versetto 16 ci riporta le parole di Gesù dicendo: «Ecco, io l'ho scolpita sulle palme delle mie mani». In mezzo a noi dobbiamo sentire sempre la presenza di un potente Salvatore e consigliere. Egli ci invita a riporre la nostra fiducia solo in Lui, ogni momento, e non rivolgersi a esseri umani fallibili. Noi tutti dipendiamo da Dio in ogni cosa. Amen.